Buon pomeriggio. Un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in diretta e poi un saluto anche quando ci seguiranno, magari in secondo momento, quando questa puntata sarà registrata. Questo è il terzo appuntamento del ciclo appunti sull'Africa. Il primo ho iniziato con la scrittrice Kaha Mohammed Aden, che ha parlato della Somalia e in particolar modo poi ha trattato i temi del suo libro Dal mar la disfavola degli elefanti. Come dicevo, un libro forma di fiaba in cui gli interpreti sono elefanti, orsi, api, anche qualche lumaca. Però rappresentano voci in qualche modo di una parte della nostra umanità che si interroga sul da farsi rispetto ai conflitti, alle guerre e alle tragedie che continuano ad essere perpetuate. Quindi un libro sicuramente utile da leggere, anche perché agile, ha questa forma, diciamo, fiabesca, favolistica e anche poetica. E quindi sicuramente di grande utilità. Il secondo incontro è stato dedicato in parte al cinema, in parte alla tradizione africana. C'era un'esperta di cinema africana, cinema africano Cinzia Quadrati, che ci ha arricchito con un contributo veramente molto profondo, intenso. Anche lì sicuramente chi ascolterà la registrazione troverà delle grandi utilità. Insieme il psicologo Fernando Biagua, nato in Guinea-Bissau, da molti anni in Italia, ha cercato di tratteggiare un po' così i modelli culturali, le tradizioni, soprattutto anche in base alle proprie competenze, quanto psicologo sta lavorando sul malessere della mente di diverse persone provenienti dall'Africa che devono affrontare altre culture nell'ambito della salute, soprattutto mentale. Quindi su questi temi sta scrivendo un libro che speriamo sarà pubblicato presto. Invece, questo terzo, ultimo incontro di appunti sull'Africa, sempre ripeto anche come ho fatto l'altra volta, che questo ciclo è promosso dalla cooperativa CEDOX, una cooperativa che ha sede a Bolzano. Dagli anni 90 ha iniziato questa, come dire, avventura molto ricca nell'ambito dell'intercultura e dell'immigrazione, dove la cooperativa ha promosso ricerche, convegni, formazione per i mediatori culturali, riflessioni ad ampio raggi sul tema della letteratura dei migranti, sul cinema e le problematiche del confine attualmente. Quindi sono tanti gli ambiti in cui la cooperativa ha dimostrato sensibilità e anche offrendo al pubblico bolzanino e non solo di contributi interessanti che sicuramente ci aiutano ad aumentare la nostra capacità di riflettere sui temi e sulle sfide di oggi. E questo appuntamento è un altro appuntamento importante che conclude questo ciclo, sarà interpretato da due persone, una donna, un uomo, che da tanti anni che conosco, si sono impegnati molto in parte sulla promozione del cinema in generale, nel caso di poi Mattias, nella promozione del cinema africano. Invece Manuela ha utilizzato in modo, diciamo, molto proficuo il linguaggio del cinema per sensibilizzare, rendere la gente più consapevole delle problematiche legate ai temi della solidarietà, alla pace. Quindi ha utilizzato il cinema come
fonte non solo di informazione, ma anche come stimolo all'educazione, all'alterità, alle differenze, alla pace, alla solidarietà e altri temi, come dire, legati al vivere di questa nostra grande e in parte anche piccola umanità. Quindi, Manuela, presento per primo Manuela. Manuela Borsumali, non so se Manuela ti Come ricordi, ci siamo conosciuti a Trento quando hai no? fatto un workshop, no, sull'utilizzo proprio del linguaggio cinematografico nell'ambito dell'educazione, dello sviluppo, altri temi. Quindi ho frequentato quel corso lì e Manuela mi è rimasta sempre in mente. Poi periodicamente ci siamo sentiti così per informazione, poi ci siamo persi naturalmente. Poi per fortuna la memoria ancora regge, no? No, ma Quindi poi le persone tornano in mente. Comunque, Manuela è nata a Palermo, poi ha vissuto in pratica buona parte della sua vita a Milano, si è laureata in filosofia, specializzandosi in didattica degli audiovisivi. Sento dei rumori, e quindi nelle didattiche, dopo brevi incarichi di supplente per l'insegnamento di italiano e storia in alcune scuole medie superiori a Milano, provincia, le viene proposto di collaborare in un progetto sperimentale di inserimento alfabetizzazione, scolarizzazione della popolazione rom. E quindi questa esperienza conferma il suo interesse per le relazioni interculturali, per i linguaggi non verbali ed il cinema in particolare. E una delle attività in cui si è cimentata Manuela è quella del cinema, soprattutto collaborando con l'associazione CUE. È un'associazione che ho conosciuto da molti anni, ho conosciuto anche soprattutto il festival che organizza e di cui ci parlerà Manuela. Quindi il centro di orientamento educativo e la sua promozione del cinema da Africa, Asia e America Latina, per favorire l'incontro e l'interscambio culturale a partire dalla scuola, per rendere concreta la possibilità di coniugare il duplice interesse, avviando collaborazioni e progetti didattici. Attualmente è responsabile del settore educazione del CUE. In questa veste cura da un lato la progettazione di percorsi di educazione alla cittadinanza globale e dall'altro l'organizzazione di My Mi World Young Film Festival, Esatto. Mi World Young Film Festival, unico festival di Africa, Asia e America Latina per la scuola e l'educazione interculturale, nata nel 2019 dalla felice trentennale dello spazio scuola del FESCAL di Milano. Tutta questa sigla, Manuela sarà bravissima a illustrarci la magia che c'è, che calano dietro queste sigle. Invece l'amico Mattias Mesquita, spero di pronunciare bene il cognome, Sì. è un amico anche di vecchia data, ci siamo conosciuti nell'ambito, insomma, insieme in qualche modo ci siamo intrecciati, connessi grazie all'immigrazione e all'intercultura. Mattias è un operatore, diciamo, di pace, un operatore attivo nell'ambito della migrazione, soprattutto nella tutela dei diritti degli migranti. E soprattutto noi l'abbiamo invitato in veste di promotore di un festival importante a Firenze per la promozione del cinema africano. Quindi è stato il fondatore, credo, di questo festival e anche il fondatore dell'associazione angolana in Italia o di Firenze, questo non mi ricordo precisamente. Comunque, Mattias, possiamo dire che rappresenta un'esperienza viva di un cittadino con background migratorio che vorrebbe essere partecipe nella vita quotidiana e
come tutti, però anche come promotore di cultura e di tessere, come dire, relazioni tra diversi linguaggi culturali, utilizzando qua naturalmente il cinema. Per cui vi ringrazio davvero molto, vi chiedo scusa per queste lunghe premesse, però presentare chi promuove questo ciclo, presentare i loro relatori, mi sembra un atto così, anche un atto dovuto anche nei confronti di chi ci ascolta, ma anche nei confronti di voi che avete dato questa disponibilità per essere presenti qui. Quindi abbiamo Manuela, che subito do a lei la piattaforma, a questo punto non è il microfono, la piattaforma, per parlarci innanzitutto dell'associazione COE, con cui collabori, con cui da molti anni fondamentalmente, quindi conosci molti passaggi storici di questa realtà, e quindi insomma, ti chiedo di tratteggiare un po' la storia di questa presenza importante a Milano, ma anche in Italia. Grazie. Buonasera a tutti, ciao Adele, ciao Mattias, confermo innanzitutto che il legame con Adele risale a circa 30 anni fa ed è sempre stato comunque costante, nonostante non ci siamo visti di continuità in presenza. E allora sì, appunto io collaboro con il Centro Orientamento Educativo, che è un'associazione nata 60 anni fa ed ha la sede legale a Lecco, anzi no, a Barzio, in provincia di Lecco, che è in Valsassina, ed è stata fondata da Don Francesco Pedretti. Lo scopo, appunto, come nel nome, è di questo orientare tutti, quindi un'educare tutti verso uno sguardo a 360 gradi sul mondo. Un orientamento interculturale, un orientamento che intende rafforzare proprio nella reciproca conoscenza delle culture di cui il mondo fa parte, la bellezza e la possibilità di godere delle risorse proprio della cultura che ogni popolazione, ogni popolo nel tempo e nello spazio, quindi anche in questo presente, comunque elabora e mette a servizio di tutti. Quindi era quello che una volta si chiamava educazione alla mondialità, adesso è educazione interculturale, educazione al dialogo interculturale, ma è soprattutto un invito proprio ad accogliere, a non mettere muri, a non avere pregiudizi, ma ad aprirsi. E come l'ha fatto appunto questo tipo diciamo, di mission è stata attuata nel tempo attraverso proposte di mostre, di concerti, di laboratori, di incontri, di formazione e verso la fine degli anni Ottanta con davvero una proposta profetica a tempo nel 1986 di film provenienti da aree diciamo lontane della cinematografia dominante legate alla Cina, all'Iran e poi all'Africa. Io ho conosciuto il COI in quegli anni là, cioè c'era questa rassegna che presso il Centro Culturale dei Gesuiti che è il San Fedele si chiamava non a caso, il lontano presente, appunto fine anni 80, e il COE aveva messo in distribuzione un film cinese, una ragazza di nome Xiao Xiao, che affrontava il tema dei matrimoni bambini nella tradizione cinese, e poi, non so, il COE ha anche distribuito dove la casa del mio amico di Abbas Kiarostami, che prima che arrivasse sulla distribuzione commerciale aveva vinto
a Festival di Locarno è stato appunto distribuito dal COE, un bellissimo film, a parte che poi sappiamo benissimo il successo della cinematografia italiana, iraniana proprio negli anni 90. E poi personalmente il mio incontro, diciamo, d'amore di fulmine è stato con questi film di registi senegalesi, magrebini, tutti i film, ecco, il film cinese era in lingua originale, il film iraniano era già doppiato, ma da questi film africani che adesso vi cito, in lingua originale, quindi nella lingua locale, che non sono le lingue europee, con i sottotitoli in italiano, e io vedo prima uno, poi un secondo, che appunto è il film di Serben Osman, Kande Taroye, del 1992, e da lì a poi, insomma, in qualche modo entro in contatto con questa associazione. Appunto, la distribuzione così non commerciale di questi film di questi anni qua, 1986-88, nasce la rassegna. Nel 91 nasce il Festival del Cinema Africano di Milano, che è appunto quella sigla che hai nominato quando parlavi della mia biografia, è diventato poi nel 2003 Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina, quindi la sigla FESCAL, dovremmo cercare un nome per renderlo più riconoscibile, all'interno del quale dal primo festival si tiene di solito in primavera. C'è sempre stata una mattinée, più di una mattinée, dedicata alle scuole e io dal 95 sono diventata responsabile di questo spazio che è andato molto crescendo. Quindi quello che mi viene da dire è che appunto poi all'inizio è così che abbiamo conosciuto anche Adele, perché tante realtà appunto legate sia alle associazioni come quella di Adele, della migrazione, di un modo abbastanza attivo, costruttivo e non stereotipato di intendere fare e favorire la partecipazione delle comunità migranti, sia dei circoli culturali, sia banalmente dei cineclub, che in tutta Italia c'erano dei cosiddetti cineforum, soprattutto legati anche all'ambito parrocchiale, cioè molte parrocchie avevano queste sale cinematografiche, e quindi cominciano a il COE acquisisce i diritti non commerciali dei film, e c'erano una pellicola per titolo e queste pizze che giravano tutta Italia, a volte accompagnate da qualcuno di noi, a volte accompagnate dal regista, a volte accompagnate da nessuno, però in qualche modo davvero siamo stati pionieri nel portare film che venivano presentati ai più importanti festival internazionali, Cannes in testa, ma anche festival del continente africano. E in Italia erano pressoché sconosciuti, non venivano sicuramente presi in carico dagli esercizi commerciali, dagli esercenti, dei proprietari delle sale, e piano piano in questo modo si è creato una rete sia di spettatori sia appunto di un pubblico, che ha portato chiaramente questo festival ad essere poi più esteso, più grande. Personalmente, appunto, e poi magari chiudo e do la parola a Mattias, sia nel mio lavoro di promozione di questo film presso le scuole, in primo luogo con gli insegnanti, sia anche con il pubblico adulto, proprio parlo per la mia esperienza. Cioè, è chiaro che io sono arrivata al COE, alla rassegna di Lontano Presente, perché ero un'appassionata di cinema, mi piaceva il cinema, ma al COE sono arrivati persone perché erano interessati ai viaggi, perché erano interessati all'Africa, perché avevano legami vari con l'Africa nel proprio vissuto, sia per esperienza familiare, sia perché magari appunto venivano da esperienze di migrazione o di cooperazione o di volontariato internazionale. Allora, e quindi chi comunque studia il cinema occidentale, o comunque studia e vede film su altri paesi, appunto come in questo caso delle Afriche, che sono sicuramente dei bellissimi film, ma sempre con una angolazione culturale che è filtrata dai percorsi propri dell'Occidente.
Vedere un film come Candide Roy, che è un film di questo regista senegalese, che è Sebène Ousmane, che è considerato il padre del cinema africano negli anni 60 con l'indipendenza, è stato tra i primissimi a fare prima un film, che era La Nord, poi appunto altri. Nel 92, Candide Roy è un film che fa riferimento a un fatto realmente accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, e anche là, almeno io sono una di persone della media cultura, ho fatto il liceo, si studia la Seconda Guerra Mondiale, si capisce, si intravede a un certo punto che lo scenario delle potenze che si combattono si estende alle colonie. Però devo dire che da nessuna parte avevo letto che la Francia aveva chiamato tra i suoi affiliati, quindi tra i soldati, ragazzi che venivano dalle colonie, e quindi, come nel caso di Candide Roy, dal Senegal. E quindi abbiamo raggiunto l'indipendenza, abbiamo liberato il nazismo e il fascismo anche grazie al contributo di notevoli, numerosi, insomma, soldati senegalesi. Da Candide Roy è questo fatto realmente accaduto, per cui, finita la guerra, i soldati senegalesi ritornano appunto a Taroye, in attesa di essere congedati e di avere la giusta ricompensa economica per il congedo. E di fatto in quel momento i francesi attuano una politica di risarcimento insomma, non rispettosa, per cui i soldati francesi prendono un certo tipo di compenso, i senegalesi un altro. Ovviamente succede la rivolta e succede un massacro. Questa storia che viene riportata al cinema e che Sebène Ousmane, nella sua poetica cinematografica, ha proprio lo scopo di il suo cinema si rivolge soprattutto ai senegalesi e diciamo in generale ai popoli dell'Africa nera, è un monito a essere memori della propria storia recente e passata, perché solo così si può rafforzare la propria identità culturale e in qualche modo non rendersi davvero indipendenti da quei appunto imperi che li avevano dominati. Ma diventa appunto automaticamente, quindi questo è il film, e quindi è una grande denuncia. Il film non è stato dato a Cannes, cioè per ovvi motivi, e viene dato a Venezia. Ecco, appunto, io in quel momento, a parte, ripeto, sono film molto, molto semplici anche nella relazione, seguono molto la tradizione orale, quindi è un racconto in crescendo, fatto con una semplicità proprio di linguaggio, ma che diventa avvincente, come lo è il racconto orale. Quindi c'è sempre questo climax fino appunto alla scena finale, che ovviamente restituisce grandissima dignità alla cultura africana, al popolo africano e all'arte africana, e mette in profonda discussione l'identità europea. Chiaramente siamo in un contrasto molto acceso, è un punto di vista che ribalta totalmente un modo di raccontare la storia. E personalmente, appunto, perché sono amante del cinema, ma ero anche amante della storia e della pace, della giustizia. Questa cosa proprio mi sconvolge. Io sempre racconto la storia di questo film, e da là capisco la portata culturale sia dello strumento, sia dell'operazione culturale del COE, e anche immediatamente mi rendo conto, ma io penso e so sulla base di quello che qualcuno mi fa sapere e mi fa vedere. Se io non trovo fonti alternative, che cosa so? E perché appunto giudico, in questo caso i senegalesi, le popolazioni africane inferiori, o comunque che non hanno raggiunto un livello di cultura, perché siamo stati noi che abbiamo deciso che a un certo punto
solo perché si ha la scrittura, no? Si è in un'era della civiltà, siccome sono culture, quelle dell'Africa subsahariana, che non hanno la scrittura fino al 2000, e allora le giudichiamo, cioè diamo degli appellativi. Allora, tutta questa, quindi parte da noi, quindi quello che io volevo dire, in pratica questa operazione culturale di promozione è stata e è. Anche adesso lo è, abbastanza pionieristica perché va a scontrarsi con un sistema dominante che chiaramente gode di maggiore risorse per diffondere le proprie informazioni e perché è più facile anche insomma, essere attraente. Ma tutto ciò che sta fuori, quindi nel nostro modo di giudicare e relazionarci con ciò che è diverso, il presupposto che dobbiamo in qualche modo accettare è che siamo etnocentrici e non va bene, perché appunto c'è una storia che è testimoniata. Tra l'altro questo episodio è stato ripreso in altre forme anche da altri registi dopo Sam Ben, anche sotto forma di animazione, e quindi appunto non volevo passare la parola a Mattias, era importante dire quanto un processo educativo di chi fa promozione deve anche toccare in qualche modo l'operatore che poi, come in questo caso come me, io quindi la prima cosa che dico, anche i nomi dei nostri film, queste parole nelle lingue africane non sono facili. E quindi parlare di ciò che in qualche modo ci colpisce profondamente e poi diventiamo a nostra volta mediatori. Quindi è chiaro che poi con gli insegnanti, con i ragazzi, faccio in qualche modo tesoro di questa mia esperienza. Scusate se sono stata lunga. Hai aperto un sentiero importante del ragionamento, soprattutto sull'importanza di una lettura alternativa delle pagine della storia che conosciamo, perché si sa che la storia non corrisponda mai. Una certa lettura della storia ci costruisce una memoria molto parziale, che spesso questa memoria che abbiamo, con cui guardiamo il mondo, non corrisponde effettivamente alla complessità della storia, no? O alle tante storie. Quindi, tra memoria e storia, qui la domanda che faccio a Mattias: in che modo, insomma, il cinema che tu promuovi aiuta proprio a dare altre letture, fornisce altri strumenti, altri sguardi per leggere in questo caso anche la vicenda africana, anche perché a proposito del Senegal, i senegalesi sono stati portati anche a fare la guerra in Vietnam, quando la Francia faceva la guerra da quella parte lì. C'è un'altra pagina di storia che spesso non viene ricordata. Ricordiamo nella liberazione della Francia dello sbarco in Normandia, però non viene mai quasi citato lo sbarco nel Mediterraneo, un altro sbarco per liberare la Francia del Sud, in cui hanno collaborato, in pratica hanno partecipato, molti soldati dell'Algeria o del Marocco, anzi, potrei dire che la liberazione della chiesa della nostra Signora della Guardia, una famosa chiesa a Marsiglia, è stata liberata proprio da soldati algerini che hanno sconfitto una postazione dell'esercito tedesco. Per cui questi sembrano dei dettagli, ma sono delle pagine importanti da conoscere, no? Anche per rintracciare le connessioni che ci sono nel nostro mondo e le intrecci. Per cui chiedo a Mattias, il cinema di cui ha parlato Emanuele, che tu promuovi a Firenze, spero che abbiano anche questo intento qua, no? Di fornire altra lettura delle pagine delle storie che di solito viene fornita così in modo diciamo ufficiale. Prego, Mattias. Sì, grazie a Deli, grazie a Manuela per questa opportunità. Sono
È vero, proprio il nostro festival a Firenze è nato proprio per contrastare il luogo comune dei film africani proposti nel cinema fiorentino. E purtroppo non ci sono film africani che ritrattano questa parte della storia, cioè il contributo africano nella Seconda Guerra Mondiale. Noi, sono pochi i film perché non esistono. Quello che portiamo come festival a Firenze è portare la nuova rivoluzione culturale in Africa, che è fatta da giovani, perché Salomé Tshaku e tanti registi africani sono padri di cinema africano, no? Fanno un cinema che fa vedere un'Africa che si è riscattata del colonialismo, si riscatta con nuovi valori culturali che sono stati mal visti dalla cultura occidentale. E in questi ultimi 10 anni sono nati nuovi registi che sono immigrati in Europa, ma sono tornati in Africa, seguendo proprio sempre il tempo, seguendo la storia orale di loro nonno e loro genitori. E quindi noi presentiamo un cinema molto rivoluzionario, un cinema che parla dei diritti delle donne. Cioè, e le donne che si ribellano alla cultura maschile, cioè io la cuore. Per esempio, sono tanti registi giovani che fanno vedere un po', cioè, come è cambiato il panorama africano negli ultimi 10 anni. Cioè, le rivoluzioni che si è successe in Africa, e quella si parla molto da primavera arabe, cioè, è proprio quella dicotomia nel partitarismo. Perché dopo l'indipendenza in Africa c'erano solo due partiti, due movimenti, che è andato fino al 92. Quindi c'è un cinema nuovo che fa presentare questa voglia di giovani che vogliono un'Africa non do ballo, non di cibo, ma un'Africa dove i giovani si ribellano contro i loro genitori, che vogliono un cambiamento africano. E lì il cinema nuovo africano perde un po' in relazione al cinema vecchio degli anni 60. Perché il cinema degli anni 60 riparte molto da parte dei villaggi, i griot. E in questi giorni il nuovo griot nel cinema africano è il cantante di musica rap, è il cantante di musica hip hop, è la ragazza che è andata in America, è tornata in Senegal, in Nigeria, che vuole cambiare, che è contro la mutilazione genitale, che è il ragazzo che torna e dice: ok, va bene la religione, ma noi vogliamo che le donne devono studiare. E quindi è questo cinema che abbiamo fatto. È una lotta per noi a Firenze andare avanti con questi tipi di cinema. Per dare un esempio, noi abbiamo proiettato un film in Zuzu, un film sudafricano, perché il cinema sudafricano dopo il derubo d'apartheid è nuovo, è nato, è molto. In Zuzu, che riesce a raccontare, e questo è ancora presente in Africa, la vita nei villaggi e nella vita nella città urbana. Cioè, come nei villaggi c'è la solidarietà, c'è l'umanesimo, e nel centro urbano non c'è più questo. Nel centro urbano c'è individualismo, c'è il consumismo, esistono i valori più occidentali, no? Avere la TV, avere la macchina, avere la casa, avere i soldi. Quindi la dignità umana non c'è più. E questa dignità umana che è molto vista nel cinema degli anni 60, degli anni 70. Oggi vedere il cinema africano è un po' quasi un prodotto europeo, ma è una cosa nuova. E è questo che noi vogliamo fare. Per esempio, la piroga, ultimo film, che credo che è stato l'ultimo film africano più visto negli ultimi 5 anni, cioè far raccontare proprio questa nuova visione dell'Africa, no? Esiste l'immigrazione, spot le persone, ma esiste ancora un riscatto dalla cultura, dalla cultura di base, della società comunale. Non esiste più, come dissi prima, né? Non c'è più griot. Il griot agora è un giovane laureato, è un giovane che ha studiato a New York University, che ha studiato a Oxford. Quindi lui è un detentore della verità. E questo è il cinema africano, e se è il cinema africano che noi raccontiamo, perché questi ragazzi stanno portando del cambiamento strutturale in Africa. Che non è visto la maggior parte dei film. Come dice Manuela,
Purtroppo il cinema africano è un circuito molto chiuso, è un circuito che non è leggero come il cinema indiano, quindi bisogna avere finanziamento, un spazio per poter capire questo nuovo cinema africano. Perché fino adesso quando si parla di cinema africano si parla sempre di cinema di anni 60, anni 70 e dopo rimaniamo lì. E poi è stato un po' un strumento di divulgazione del cinema africano. Io mi ricordo che Maria Guerra, una donna angolana, ha vinto un primo poi nel 87 con il film Eroi. E grande a caso che Rosario, uno degli attori di questi film, adesso ha fatto un film, Santana, che adesso è su Netflix, che è un film che è uscito questi giorni. Cioè, va a vedere che ci vuole gli anni, no? Gli anni 70, grandi espansioni, gli 80, gli anni 2000, che il cinema africano sta riproponendo nuovi valori. Qual è il problema che esiste? È che il cinema africano parla delle cose che in Europa si vivono, il maschilismo, il problema della politica, la corruzione. E tante persone che guardano questi film dicono: no, ma questo non è cinema africano, questo non ci piace. E quindi questo è un problema che noi vediamo quando proiettiamo i film, il dibattito dei film, vediamo quanto le persone sono contente o no di film che sono belli. Abbiamo fatto vedere film Golden, che parla di un padre ubriaco, il figlio cerca una stregona e dopo un finale di film il babbo lascia di bere. Quindi il figlio crede che è stata la stregona a salvare il babbo. Il babbo per lui no, è proprio problema della famiglia, mancanza di soldi, ha fatto smettere di bere. Sona. Gli piace perché? Perché c'è un problema della stregoneria. Quindi tanti film africani, ora se c'è il segmento, c'è il villaggio, c'è il griot, c'è la stregoneria, la gente piace di più. Ma se c'è un film che parla del problema del riscatto di una società dove non c'è la scuola, dove la donna non va a studiare, ma il fratello va a scuola, e la donna rivendica il diritto di studiare, questi film non è tanto ben visto per le persone, quindi noi facciamo questi film. Un film molto di nuovo regista, per esempio, c'è un film francese, Rivivi, Rivivi, è un problema di un problema di chi parla. In questa Firenze siamo stati i primi africani, in un festival fatto di studenti africani, a presentare un film che parla su gay, lesbica, un film che parlava proprio da discriminazioni da parte di gay, lesbica, dei propri africani. È una cosa, è un tabù ancora. Perché? Perché è una realtà che a Firenze viviamo ogni giorno, vediamo, cioè, e quindi viviamo in un paese democratico, ma in verità queste ragazze sono discriminate da proprio coetanei e che vanno in piazza a gridare libertà. Quindi sono questi film che noi, con il Festival Cinema Africano, lo facciamo vedere. Sono da 2011 che noi lo facciamo. Abbiamo fatto solo 6 perché noi abbiamo che facciamo conoscimento delle amici fiorini di Firenze, l'Università di Firenze è così, si chiama Festival, ma è una segna di cinema. Il Festival di Milano è un festival, un vero festival con tante cose belle. Un'altra cosa che noi facciamo, anche per dare risposta a te, è portare questi piccoli film nelle scuole. Lì sì, lì possiamo riscattare la contribuzione africana nella storia europea. E lì, come posso rispondere alla tua domanda, no? Lì nelle scuole, con i nostri film possiamo creare un dibattito nei ragazzi, e lì si può chiacchierare, si può fare una ricerca. Questa è la cosa che noi facciamo. Perché anche fare un festival, perché noi abbiamo l'adesione, non abbiamo tantissima, abbiamo 50-60 persone a visione di film, quindi non è tanto, cioè dobbiamo ancora lavorarci di più sulla comunicazione, lavorarci, cercare di partenariato, perché finisco già, però
Perché in verità a Firenze esistono vari festival, Sì. festival delle donne, che già fanno vedere già film di donna africana, festival di qui, quindi sono festival etnomusicali. Noi cerchiamo di vedere quelli film che non sono stati scelti, i film che parlano di un'Africa che sta cambiando, perché c'è un'Africa che cambia, è un'Africa che è entrata in un mondo globale. Che non fa vedere sempre il villaggio, ma fa vedere una cosa nuova. I giovani che vogliono studiare, che vogliono cambiare governo, le donne che sognano di diventare presidenti. Quindi questi sono la base del nostro Festival di Cinema a Firenze. Mattias, ti ringrazio intanto. Quindi il vostro è un tentativo importante, quello di smarcarsi un po' da una certa visione esotica, no? Che piace, per rappresentare le trasformazioni sociali, culturali, le rivendicazioni, i desideri, le proiezioni future, più che un'Africa, diciamo, legata alla tradizione del passato, perché nessuna realtà poi vive solo di tradizioni. La società vive anche di innovazioni, di cambiamenti. Sei riuscito a sentirmi, Mattias? Perché ci sono problemi, Sì, un po' di volevo dire fastidi tecnici. sì. Mattias, prego. No, dicevo che anche io vengo da una cultura assimilata, perché il Senegal, Nigeria, i paesi grandi di cinema africano hanno avuto una colonizzazione dove la loro identità culturale non è stata toccata, è stata lasciata lì. Sempre questo. E il cinema degli anni 50-60 riesce a vedere questa tradizione. Invece Angola, Guinea-Bissau, io vengo da un paese, una ex colonia portoghese, noi siamo gli africani proprio assimilati. Quindi anche la scelta di vedere questi film è proprio dalla mia cultura, perché io, immagino che la mia bisnonna parlava portoghese, non parlava la lingua nativa, quindi diventa difficile la trasmissione anche nella mia scelta di film. Si basa proprio a trovare da quelli che sono cresciuti. Per esempio, il cinema angolano è un cinema che è cresciuto con l'aiuto degli italiani, anche dei portoghesi. Negli anni 50, 60, erano tutti italiani, sono andati in Angola. E dopo 75 erano tutti film rivoluzionari, film politici. Cioè, i film sociali sono nati negli anni 80, nei finali degli anni 90. Cioè, quindi, cioè, io ho un'esperienza più moderna del cinema, Certo. perché la mia cultura è una cultura assimilata, quindi io vedo i valori più i giovani, la donna, lo sviluppo della città, mantenendo sempre i valori da moralità, il rispetto per gli anziani, per i bambini, per la nonna, sì, quel sì, ma tutta una tradizione orale io non l'ho, non ho mai imparato. Che è quello che ancora negli altri paesi africani esiste, che è una cosa che mi manca. Sì, infatti questa considerazione, Mattias, è molto importante per contestualizzare anche la varia realtà dell'Africa, no? Perché la realtà, intanto, la realtà hanno subito colonialismi diversi, anche periodi diversi, e anche hanno avuto, come dire, percorsi molto più lunghi di vicende coloniali. Per questo ti chiedo, Mattias, che noi sappiamo che ci sono vabbè, il film senegalese, il film sudafricano, il cinema nigeriano, sono anche cioè, produzioni cinematografiche si discostano, per esempio quello nigeriano magari caratterizzato di tratti commerciali, però comunque oggi è una produzione molto importante in Africa, anche se le vediamo poco in Italia e in Europa. Il Sudafrica è un'altra storia. Se tu hai qualche, visto che l'Angola tramite Namibia, magari non è così distante della realtà del Sudafrica. Il Sudafrica, quindi il cinema sudafricano
Questo dopo, diciamo, la fine dell'apartheid, cosa è successo? Cioè, io mi sfugge un po' il cinema africano, diciamo prima dell'apartheid, e poi dopo. Potresti dire qualche cosa su, perché un cinema bianco, poi un cinema nero, poi ci sarà un cinema di mezzo? Il cinema sudafricano è quello italico che succede ancora in Italia, no? Dove i neri hanno un ruolo di prostituta, il ladro, cioè gli uomini che lavano il lavavetro, e questo c'era nel Sudafrica negli anni 60, 70. Ma la verità è che dopo Mandela è riuscito a fare un miracolo. Mandela ha fatto questi miracoli dove i bianchi, i neri, i loro figli, gli indiani sono africani. E questo ha dato una spinta in più al cinema, Infatti. perché in verità l'economia sudafricana è molto forte. E tanti ragazzi sudafricani hanno studiato il cinema, hanno avuto esperienza di cinema europeo, di cinema africano, soprattutto cinema non ludo, no? Il cinema del nigeriano. Ma il Sudafrica è riuscito a dare una bellezza a questi film Zuzu, cioè dei villaggi, perché in tanti film africani il villaggio è la stregoneria, la povertà, la donna vedova. No, ma invece sudafricano loro sono riusciti a dare una magia poetica di villaggio che fa dire, no, io posso vivere in un villaggio, quindi è tutto diverso, è un cinema diverso. Dopo Sudafrica, anche come Maghreb, no? È una realtà delle Afriche, non l'Africa. Come dici te, cioè sono colonizzazioni diverse in tempi diversi. Il Sudafrica rappresenta quel cinema dell'Africa tutta diversa. L'ultimo film, Santana, che adesso è su Netflix, è una produzione angolana e sudafricana, dove fanno vedere, cioè, la realtà delle periferie, di questi grandi sobborgo, no? Non centro urbano bello di villa, no. Cioè, la vita comune nei sobborgo, come la gente vive. C'è un film bellissimo, Number One, di un ragazzo che ha avuto l'AIDS tramite padrino, cioè, che racconta questa bungovilla, diciamo, favela, perché sarebbe come quello in Brasile, la magia da favela. Quindi loro danno la dignità ai villaggi, è quello che devo dire, la dignità alla favela. Perché talvolta la gente che vive in periferia, in questi sobborgo, con l'acqua che scorre, con la gente che si ammassa, che beve, loro hanno dato una dignità. E quello è il bello del cinema sudafricano. In pochi cinema africani fanno vedere un po' che un uomo di villaggio che arriva nel centro diventa ricco, loro danno proprio la dignità, dicono: no, io vivo nel villaggio, vivo nel sobborgo, vivo in periferia, ma io ho una dignità. E quindi loro riescono a raccontare la storia di questo sobborgo molto più bello, diverso da un ragazzo che esce in periferia, va in studio, diventa avvocato. Lo racconta tutto il contrario. È questo che stanno facendo i nuovi registi africani. Loro arrivano in Europa, loro arrivano in Africa, raccontano tutta la storia al contrario, da quello non l'uomo ricco, no, l'uomo che rimane dove sta, ma riesce a produrre, riesce a far cultura, riesce a far cambiare la mentalità delle persone. E questo è che sta avvenendo nel cinema africano, il cinema sudafricano, Bene, anche Mattia, Burundi. no, vai, Mattia, No, parlavi del volevo Burundi. dire Ruanda, sono anche Ruanda, questi piccolissimi, stanno facendo grandi film, stanno facendo grandi. Peccato che questi film di Ruanda, Burundi, o a Milano, o a Verona, quindi non so dove tu puoi trovare questi bei film di Burundi, di Ruanda, una Purtroppo parola ad un ci sono ragazzo, delle interruzioni, quindi l'audio non è proprio
non ci aiuta molto a sentire bene quanto sta dicendo Mattias. Mattias, fermati un attimo, Sì. così perché siccome è molto No. disturbato l'audio, passo la piattaforma a Manuela, così magari ci può raccontare alcuni tratti del pubblico che frequenta il Festival di Milano e come è cresciuto negli anni, come è cambiata negli anni, quanti sono più o meno. Mattia parlava del suo piccolo festival di una cinquantina per ogni proiezione. Voi, credo, a Milano, spero che. Sì, appunto, diciamo che dal 91 ad oggi noi abbiamo ancora molti spettatori che sono fedeli e che appartengono, cioè che sono invecchiati con noi, diciamo. E come appunto vi dicevo, sicuramente cioè Milano in quanto città anche internazionale, in quanto città chiaramente anche in Italia, baluardo di tante esposizioni culturali, di tanta innovazione culturale, il pubblico ha risposto bene a questa proposta. E noi anche in anni passati, ripeto, per me è anche fondamentale dire questa cosa, cioè quando noi abbiamo iniziato il film era in pellicola e adesso sapete dal 2013 che ormai i film sono tutti quanti in digitale e questo ha comportato anche una cosa importante perché per questo prima dicevo è importante nel discorso della memoria che questi film che partono da Milano per poi essere divulgati in tutta Italia attraverso le sale d'essai, era possibile farlo perché appunto le sale avevano tutti i dispositivi per poter fare una proiezione di questo genere. Nel 2013, adesso che non c'è più la pellicola, lo avrete visto ciascuno nei propri territori, sono anche diminuite le sale cinematografiche perché non tutte le associazioni, non tutte le parrocchie, non tutte le sale d'essai hanno avuto la possibilità di poter riadattare i propri schermi, le proprie dispositivi per un'ottica digitale. Ora, chiaramente qua a Milano, anche grazie ai contributi di fondazioni come la Fondazione Cariplo, si sono dati tanti incentivi e a fronte di alcune sale che hanno chiuso, ne sono nate altre anche in posti più sperduti perché appunto piccoli cinema legati alle parrocchie, curate da associazioni, hanno in qualche modo riproposto programmazioni anche alternative. E quindi appunto io mi auguro che anche da Roma in giù possa rifiorire questo tipo di realtà, perché in questo momento, per esempio, è uno dei problemi, cioè c'è anche moltissime sale da Roma in giù non sono in grado, cioè hanno dovuto chiudere anche per questa mancanza di risorse. Quindi, tornando alla domanda, chiaramente, appunto, tornando agli anni proprio iniziali del festival, accanto a questa sala storica che è rimasto il San Fedele al centro di Milano, c'era una trasala legata a una chiesa importante che è la chiesa di San Lorenzo alle Colonne, ed erano appunto le due sale che per una settimana proponevano questi film, poi si è affiancata una terza sala, il De Amicis, che adesso non c'è più, ma non c'è più neanche la sala del San Lorenzo. Quindi sì, noi adesso avremo le proiezioni del mattino, quindi noi veramente abbiamo tanto tanto pubblico e ripeto, inizialmente era quello legato al mondo delle associazioni, del volontariato, dei viaggi. E poi poco a poco è andato estendendosi. Abbiamo avuto anche la collaborazione con l'università, quindi accanto alla proiezione tout court abbiamo
immaginato degli eventi. Abbiamo adesso una realtà che si chiama il Festival Center, proprio al casello di Porta Ovest di Porta Venezia, vicino a una delle nostre sale. Che è diventato uno spazio espositivo che diventa il luogo della conferenza stampa, ma diventa anche il luogo in cui il pubblico può venire e incontrare i registi, i nostri ospiti, e dove invitiamo anche le associazioni del territorio e di qualche altra realtà sparsa per l'Italia con un proprio stand, con un proprio ambiente, a raccontare, ad essere presente con la propria proposta che si intreccia con le nostre, quindi laboratori anche banalmente sulla fashion africana piuttosto che presentazioni di libri, presentazioni di progetti di cooperazione, testimonianze del mondo dell'emigrazione e tante altre realtà. Quindi diciamo che anche là con la riforma universitaria che ha proposto gli stage obbligatori agli studenti, nelle file dei nostri volontari sono arrivati davvero tanti giovani universitari che prima in forma di stage, poi si sono appassionati in forma di volontariato, poi in varie forme di collaborazioni, hanno contribuito anche in parte a ringiovanire la platea del festival. Poi appunto in modo particolare con lo spazio scuola, questo mi piace dirlo, perché è importante come una proposta che appunto può sembrare, perché una delle critiche che ci fanno, no? Che noi siamo il pubblico di nicchia, siamo una fetta privilegiata perché il nostro è un cinema autoriale, appunto un cinema fuori dagli schermi, oltre che dagli schemi. Invece appunto io ricordo che all'inizio i nostri docenti avevano perplessità a portare le classi perché i film erano in lingua originale e con i sottotitoli in italiano. Ecco, nel tempo, con le dovute, anche con l'aiuto di alcuni insegnanti, quindi con i correttivi di come presentare un film alle classi, come lavorarci subito dopo, diciamo questo iniziale impedimento è diventata una cosa positiva. Perché? Perché appunto ricordate, il festival è iniziato nel 1991, sono gli anni nel 92 arriva la famosa nave dall'Albania, cioè sono gli anni in cui si comincia l'immigrazione in Italia, comincia la presenza dei bambini di altre culture nelle nostre scuole. Si comincia a parlare di lingua 2, di lingua madre, dell'alfabetizzazione, e allora anche là alcuni docenti, devo dire anche è stato anche molto bello quando anche con il pubblico adulto, quando ci sono presenti in sala persone che riconoscono la lingua del film e anche quindi nelle classi, è interessante che proprio a partire da questa sperimentazione di rivedere un film nella propria lingua madre dopo tanto tempo e facendo di questa bellezza una condivisione con il pubblico presente, ecco, a partire da là si innescano discorsi e anche gli insegnanti cominciano a chiedere un film in lingua madre perché banalmente serve per un lavoro a parte a scuola, in classe, per diciamo, approfondimento in termini di alfabetizzazione, perché l'alunno che ha visto il film, che ha capito la storia, l'ha capita, e quindi anche per l'insegnante è più facile associare una restituzione in lingua italiana attraverso l'immagine del film che ha visto. Però appunto, piano piano, è un modo anche qua perché insegnanti portano a vedere questi film perché hanno nel loro programma
l'Africa, soprattutto in terza media, quinta elementare, eccetera, e quindi lo prendono veramente come un discorso, purtroppo alcuni insegnanti continuano a far così, ma devo dire adesso non tanti, no? Come un discorso di completamento a un sapere disciplinare. Quindi devo, appunto, voglio spiegare il colonialismo, vengo a vedere un film al COE. Mentre in realtà non è così, cioè il film ha tutta una sua costruzione di linguaggio proprio narrativo che non è legato alla semplice trasmissione di un contenuto, ma c'è appunto, come dicevo prima, forte il punto di vista di un regista che su quell'accaduto, e lo dice proprio da come è presente il film, da come usa il sonoro, da come inquadra le scene, vuol dire tanto su quel film. E quindi in questo portare i ragazzi al cinema non c'è soltanto la conoscenza della storia che il film racconta, ma c'è appunto c'è tutto come dire, un lavoro che si chiama metalinguistico, quindi tutta una riflessione su proprio la narrazione, sul film, su come è raccontato, che aiuta a cosa? A far capire quello che dicevo prima, la complessità. La differenza dei punti di vista e soprattutto sono nostri film, proprio volutamente d'autore, quindi che c'è cioè anche il regista che racconta il film, volutamente sceglie di non prendere, faccio un esempio, un linguaggio tipico del cinema hollywoodiano, quindi non vuole l'happy end, non vuole, perché il rischio in questo momento che le giovani generazioni hanno, ma tutti noi, è che essendo abituati a vedere sempre uno stesso modo di raccontare una storia, quindi a un certo punto ci deve essere la musica che enfatizza il momento glorioso, mettiamo, della liberazione di Mandela, piuttosto che un finale che te lo aspetti. Nel momento in cui banalmente arrivano i finali aperti, un po' appunto del cinema iraniano, per esempio, ma anche di tantissimo altro cinema, allora è chiaro che là lo spettatore è costretto a interrogarsi, ma perché è finito così? E molto spesso, appunto, queste scelte stilistiche danno una forte caratterizzazione di senso a ciò di cui si parla. Voglio fare un altro esempio. Per me, non perché voglio riparlare sempre dei film di guerra, eccetera, però uno dei meriti che ha avuto la cinematografia, africana classica, è quella proprio di avere raccontato i conflitti, ma soprattutto il post-conflitto. Effettivamente queste guerre civili di cui anche parlava, quindi questi film militanti che diventano poi politici perché raccontano appunto dal punto di vista di un autore che sulla propria realtà ha fatto una propria elaborazione. E noi abbiamo, io appunto, ho visto diversi film e ci sono stati tutti una serie di film legati al genocidio di Ruanda, davvero notevoli, interessanti. E c'è uno dei registi che si chiama Mehmed Haroun, il primo regista del Chad dopo 40 anni di guerra civile, film del 2000. Ed è proprio sul cinema in Africa, lui va by Africa, lui che con la cinepresa gira la città devastata dalla guerra. Subito dopo, nel 2007, fa un film che va a Venezia che si chiama Darat, che può essere traducibile con La stagione del perdono, ma in realtà Darat è la stagione secca, cioè la stagione appunto che non prevede le piogge. Allora, il film è uno dei film più straordinari che io ho visto perché è una storia di fiction che racconta all'immediata fine della proclamata, diciamo, della guerra civile, e proprio il film inizia con questa voce fuori campo e poi vediamo inquadrata la radio, che viene comunicata, diciamo, l'amnistia, la impunibilità per tutti coloro, quindi anche i civili, che si sono macchiati di assassini durante la guerra civile. E c'è un nonno cieco con gli occhiali scuri che appena sente questo, in pratica
costringe il nipote quindicenne, che si chiama Tin, e che ad andare a uccidere colui che ha ucciso il padre. E quindi Atim vuol dire orfano, è cresciuto con questo nonno, il nonno vuole la vendetta. E Atim, muto, cioè ha questi occhi sempre inquadrati, parla pochissimo, questi, non sorride mai, è davvero con questo sguardo determinato di chi sa fare le missioni e che è intenzionato a rispettarla. E va in questa città alla ricerca di questo personaggio che nel frattempo fa il fornaio e che durante la guerra è rimasto vittima di un incidente e ha perso la voce e quindi parla con l'aiuto di un amplificatore. E quindi abbiamo un cieco, una persona che non può parlare. E a Tim che comunque è muto perché è giovane e deve fare questo tipo di missione. Cosa succede? Per poter attuare questo piano, a Tim fa di tutto per entrare in casa di questa persona, insomma, questa persona lo accoglie e gli insegna a fare il pane. E una delle scene in cui Atim ride è quando impara, dopo il secondo tentativo, a fare il pane da solo, lo sforna e si vede che ride suo padre, che però gli sta insegnando un mestiere e poi è anche sposato con una persona giovane, eccetera, in qualche modo lo mette in crisi. Cioè, l'incontro con un altro uomo lo mette in crisi. Allora, era per dire che il film finisce con un finale che in qualche modo è sospeso. Non è un finale aperto, è un finale sospeso. Cioè, Atim trova la soluzione che accontenta il padre, quindi il figlio. Però in realtà non lo uccide, ma si allontana, cioè ritorna a casa con il nonno e quindi rimane questa sorta di finale di sospensione di chi fa una scelta, che è quella di non rispondere alla vendetta, ma non entra neanche nel campo del perdono. E quindi, come tutte le guerre civili, si parla di riconciliazione, è il punto di vista del regista che si interroga davvero sul futuro della sua città. E non può fare il buonista, ecco, non come certi film americani, certi film appunto europei che devono essere assolutamente compiacenti, con piacere, cioè rassicurare lo spettatore. E anche là, pur non avendo partecipato a una guerra civile, questo è un altro film che ci mette profondamente in discussione e ci fa quindi capire come anche quando, a livello di politica internazionale, come mediare i conflitti. Chi deve mediare? Comunque, bisogna fare i conti con una situazione concreta. La memoria di chi ha perso un figlio e ha lasciato orfano, abbandonato il nipote, non può essere, come dire, ripulita così semplicemente senza una forma, in qualche modo di giustizia. Però è anche vero che il regista ci vuole dire che l'Africa, se continua con questa deriva continua di vendette, non usciamo, quindi alle giovani generazioni, quindi è la giovane generazione che diventa protagonista di una scelta che è quella di non continuare la vendetta, però di andare verso un futuro che appunto, cioè come nel film, rimane sospesa, è sospesa anche nel presente, però è già un passo avanti. Ecco, quindi come il linguaggio del cioè, è questo perché è importante entrare nel come si racconta un film. Perché non, se tu mi dai i finali tutti confezionati e non mi poni delle domande, non mi fai entrare davvero nella complessità di quelli che sono i percorsi di riconciliazione dopo le guerre. Appunto, sia tu che Mattia, se venite da paesi che avete vissuto queste cose, e quindi meglio di me potreste anche parlarne.
Ecco, quindi questo è dire che è attraverso questi percorsi di questo genere che il pubblico anche delle scuole è cresciuto e siamo arrivati nel 2019 a dare lo spazio scuola a creare un festival del cinema, si chiama Mi World Young Film Festival, quindi un film competitivo per le classi e dove, ripeto, dopo circa 29 anni non ho avuto problema a convincere, cioè, ci sono gli insegnanti che automaticamente mi chiedono. Quando c'è il film, perché non diventa più un film per intrattenimento, perché devo fare il colonialismo, ma perché devo entrare in un dialogo costruttivo con la contemporaneità. E chiudo con quello che diceva Mattia Severo, cioè alla fine questi film raccontano il dinamismo interno a paesi del sud del mondo che è molto ricco, molto pieno di fermenti e che molte volte può anche sorprendere noi stessi occidentali che rispetto ad alcuni temi siamo dormienti. Fare delle domande più che trovare delle soluzioni. Credo che questi tempi qua proprio richiedono ritorno a frequentare il dubbio, a farsi delle domande invece di trovare soluzioni impacchettate, magari spesso che sono poco pertinenti ai fatti e alla realtà. Io adesso, siccome ci stiamo avvicinando verso le fine, vedete che un discorso e l'altro, la conversazione va avanti. Volevo chiedere a Mattias, questa domanda vale per tutti e due. Negli anni 90 c'è stata una grande offerta, no, di cinema africano, però nel 2000, sinceramente, adesso magari io non sono così un osservatore acuto, però in questi 2 decenni nel cinema non ho visto grande presenza di film africani. Questo vale anche per magari anche il film iraniano di cui ha parlato prima Manuela, però siccome in questo momento stiamo parlando del cinema africano, com'è sparito il film africano dalla nostra sala cinematografica? O Mi spiace che non c'è quasi Mattias sparito. perché forse è più competente. Eccolo, magari può rispondere Mattias intanto se... Mattias. La grande ondata del cinema africano. Ci siamo trovati nel 2000 poi, a vedere pochi o quasi nulla di film africani. Come mai? Io Non si credo produce che più? no, anzi, si producono tanti film. Il problema, do un esempio banale, per esempio, noi festival, per poter presentare i film, dobbiamo parlare con prima di vero i festival di Milano per copyright. C'è un film che può costare 400 ti può costare 150 euro più IVA e dopo a sala cinema, quindi prima sono i costi. Ora, magari in Italia, ma per esempio in Germania non succede così, lì arriva tanti festival di cinema africano. Io credo che a febbraio, proprio di ogni anno, c'è un grande festival in Germania, proprio anche c'è una parte dedicata al cinema africano. In Italia, io credo che in Italia in questi ultimi anni sono nati tanti piccoli festival, tante rassegne del cinema africano, magari sono più dedicato all'immigrazione, sai, non il Sì. tema sociale, come diceva prima Manuela, né della pace. Magari sono film, come diceva prima, né luogo comune, film che parlano di un momento non della... parlano più dell'immigrazione. Perché cose che abbiamo piccolo festival a Roma da 3-4 due. Quindi il problema sono Chiedo scusa tanti che per quelli che sto passano per il cinema. dicendo, per questo.
problemi tecnici per l'audio, vabbè, però. Ah sì, ah, guarda, consiglio, prima sono prima africano questi, i costi di comprare proiettare, io prendo problemi, tanti hanno c'è la società, fanno vedere le grandi capre africane aspettare o a Verona o a Roma, perché chi Verona non con queste produzioni africane, secondo me sono quelli che non fanno vedere, perché ultimo taglia anche sull'Africa delle migrazioni, ma no, prima africano quello delle migrazioni. Grazie a tutti. E questo si vede qui in giro. Posso dire una cosa che diceva Manella sulla guerra? Là, ma mi ha presentato, lei parlava di guerra e senza vedere i film di guerra, senza immagini di guerra. In Angola, durante lì, è successa una faccenda molto bella, dove i genitori, i militari, erano una città. In questa città, i giovani sono andati a dividere. Ora c'è la guerra, c'era un movimento del sud dell'Angola e c'era un movimento politico del nord dell'Angola. E quella è stata la guerra civile in Angola. A Benguela, Benguela è una città di Luanda, vicino al mare. C'è stato un attacco. È successo? I giovani sono andati a prendere le case che avevano i nonni. Quindi c'è la guerra. Che è un fatto. Dove io, perché io devo andare in guerra a ammazzare un nonno? Perché nelle guerre più le donne, i bambini, gli anziani. E questi ragazzi hanno deciso di non prendere le armi, ma andare a proteggere il loro nonno. I fedeli cioè, è un paziente come progettare la pace, la passione della pace in Africa. Un altro rischio che c'è in cinema giovane e ti ha detto ten, è che tanti registi, sicuramente cinema afro-ero, seguono molto il ritmo del cinema americano. Quello è un rischio, ma comunque è quello che consuma di più. È un problema di giovane, né? I giovani si identificano di più con questi cinema che fa pensare un po' come in Europa. Ma oggi i protagonisti, gli argomenti che parlano sono africani, per esempio la musica, invece di musica orale, musica strumentale. Questo è un ricco il cinema africano che è molto vicino a quelli di cinema europeo, film di Hollywood, e non più cinema di Sissoko, dove la musica c'era, i tempi della musica diversamente, c'era il silenzio del protagonista, oggi no, c'è la musica mentre c'è l'azione del protagonista. Quindi è una cosa, la novità è una cosa bella, ma comunque concordo con te che il cinema africano di oggi rompe questo canone dei padri africani del cinema. Purtroppo non abbiamo sentito tutto perché l'audio non ci Sì. sta aiutando. Manuela, volevi dire Confermo anche che qualcosa? comunque sono usciti nelle sale due film negli ultimi anni, uno Timbuktu di Sissoko e l'altro è I Am Not Your Negro, Io non sono il tuo negro di Raoul Peck, credo di 2 anni fa, che anticipa un po' questa questione afroamericana che purtroppo quest'estate insomma, si è riaccesa in America, non è mai stata sopita. Perché un'altra cosa, secondo me, importante da dire, cioè il cinema
Non solo è interessante nella misura in cui ci aiuta a guardare con altri occhi, appunto più amplificati, la complessità del presente secondo angolazioni diverse, ma è ancora più, diciamo, autentico laddove in qualche modo diventa profeta, cioè anticipa qualcosa che è nella realtà e che non siamo in grado di vedere. Appunto, se questo film di Roald Peck è davvero un film, un documentario interessante. Tantissimo di come la percezione dell'essere nero in America nel tempo anche è stata. Si trova anche su YouTube. Secondo me è in vendita alla Feltrinelli, Sì, fa ma parte di. anche su YouTube se E preferibile. quindi è bellissimo perché capovolge la questione. Il problema non è un problema tra bianco e nero, è un problema tra chi ha il potere e chi non ce l'ha. Nel film lo si dice chiaramente: il potere è bianco. E allora là, ecco qui. E poi l'altra cosa che volevo dire è che, comunque, grazie al digitale, però, anche in Africa, ma moltissimi giovani, anche con il telefonino si fanno i film, e comunque con le videocamere agili si riescono a fare tanti film. E noi riceviamo negli ultimi anni tantissimi cortometraggi, ma veramente interessanti. E in questi cortometraggi di giovani autori ritrovo un po' quello che diceva Mattias. Ecco, non c'è più il racconto del villaggio in maniera bucolica, esotica o insomma, ma una voglia di mettere in discussione il presente. Per esempio, è interessante come nelle aree musulmane si comincia a criticare, no? Questo, cioè, anche la presenza di un mondo laico, e c'è questo film della Tunisia che si chiama Bob, un cortometraggio dove un bambino della società borghese di Tunisi vuole il cane a casa. E secondo il Corano, secondo una lettura più o meno fedele o libera del Corano, non è permesso avere animali domestici. Il regista che ha scoperto che invece. Cioè, tutta la cosa era nata che in Iran non sono permessi, in Tunisia sì, eccetera, costruisce, no? Quindi una storia dove questo episodio fa nascere un contrasto all'interno della famiglia e ancora una volta c'è una soluzione molto intelligente, molto, che va verso appunto la direzione della possibilità di concentrarci a pensare qualcosa che possa rendere tutti quanti d'accordo. E quindi alla fine si trova questa soluzione. Insomma, e ce ne sono tanti altri esempi che si possono fare da questo punto. C'è un bellissimo film di un altro regista tunisino del 2004. Lui è un capostorico del cinema che è Nuri Bouzid, stato anche in carcere, eccetera, che si chiama Making of. Quello, secondo me, è stato uno degli atti militanti più importanti del cinema delle aree di cui ci occupiamo, perché nel 2004, quindi sapete bene che cosa era successo nel mondo, lui fa un film sui giovani tunisini che vogliono fare rap, vogliono venire in Italia, vengono, non hanno da coloro che vogliono creare, insomma, dall'ISIS in pratica. E quindi è la storia di come si diventa come quelli che si lasciano esplodere, non viene proprio il termine. E quindi si chiama Making of perché a un certo punto è il regista stesso che interviene nel corso della relazione, nella narrazione, è in un dialogo reale con l'attore, con gli altri protagonisti, denuncia la difficoltà di lui, musulmano. Comunque chiaramente non aperto a queste forme di belligeranza, come si mette in crisi e come chiede attenzione anche da parte, insomma, ipoteticamente di tutto il pubblico musulmano, di che cosa sta succedendo internamente ai paesi musulmani, perché ci sono questo tipo di realtà. Ecco, io trovo che questo sia un cinema ancora 2004, ancora una volta. Militante, profetico, assolutamente interessante perché appunto fa vedere la complessità che è il nostro modo presente di vivere adesso. Grazie Emanuela, chiedo a te e anche Mattias, voi avete citato molti film, molti titoli, però un consiglio per così,
ma cioè, insomma, un film a testa che ci potete indicare che sia anche facilmente reperibile dell'Africa nera, non dell'Africa Africa araba, nera. Marmella. E Un film reperibile. viva. Timbuktu Allora, io ho visto su ormai è Netflix quest'anno un film della nipote di Djibril Diop Mbetty che si chiama Atlantique. Mi è piaciuto tantissimo su un film sull'immigrazione perché anche là c'è una soluzione intelligente di raccontare l'immigrazione e mi sento di consigliare questo. Sì, però purtroppo in DVD ancora non c'è. Vabbè, comunque grazie. Di Mati Diop, la Ed è, regista, giusto? si chiama di Diop, sì. Mati Diop. Mattias, è un titolo da consigliare? Tant'anni è un film che è possibile vedere perché sennò viva arriva, che è difficile trovare. Viva arriva la Manuela. Io suggerisco Stanna, Di che è un film che su Manuela? comunque anche I am not your negro di Ralph Peck che nelle sale della Feltrinelli lo consiglio. Io non sono il tuo negro, assolutamente. Sì, no, questo è anche reperibile su YouTube. Va bene, io non mi rimane altro che ringraziare Manuela, ringraziare Mattias per questo contributo ancora molto importante. Mi dispiace per gli aspetti tecnici, ma questo non dipende da noi, naturalmente. E ringrazio il tecnico Giacomo che ci ha seguito, che in questo periodo in cui si crea incontri ha cercato in tutti i modi per far, insomma, rendere più fluida la comunicazione tramite questa piattaforma. A volte abbiamo avuto fortuna, a volte un po' meno, ma comunque siamo riusciti a fare questi tre incontri. Quindi ringrazio anche lui. Manuela e Mattias, speriamo di vederci ancora in novembre, però questo dipende dei tempi del Covid e tutto, però l'intenzione e l'interesse di invitarvi ancora un'altra volta è presente, insomma. Almeno personalmente ci tengo molto. Di nuovo, grazie Anche a voi, e grazie buona mille. serata. Grazie.